Adesso passiamo ai manga in corso normalmente. Come vedete abbiamo avuto un cambio di capelli perché abbiamo cambiato giorno per registrare, perché mi sto rendendo conto che con un bambino piccolo in casa avere un po' di tempo consecutivo libero è un po' un problema. Quindi vediamo in quanti giorni dovrò spalmare la registrazione di questo video. Cominciamo con il secondo numero di A Town Where You Live di Koji Seo. A 5,90 € della GP Publishing, un'edizione abbastanza normale con sovraccoperta. E questa commedia sentimentale, uno shonen, molto interessante, dal tratto molto pulito, mi piace veramente tantissimo, devo essere sincera, spero si veda. Ok. E dalla trama interessante perché comunque abbiamo formazione di nuovi triangoli, come è abbastanza canonico in questo tipo di manga, ma abbiamo anche, diciamo, una situazione alla fine che io pensavo sarebbe venuta più avanti, perché di solito in questo tipo di manga si va avanti a spesso equivoci, fraintendimenti, eccetera. Invece c'è stata una cosa abbastanza importante già nel secondo numero, quindi è un manga che mi piace molto. È un ritmo di narrazione così delicato, non è volgare per niente. Insomma, mi piace veramente tantissimo come shonen, quindi se cercate una commedia sentimentale, io ve lo consiglio caldamente. Abbiamo poi il numero 2 e 3 di Anastasia Club di Chiyo Saito per la Ronin Manga a 5,90 € l'uno. La Ronin li ha fatti uscire ravvicinatissimi dopo che abbiamo penato secoli per aspettare l'uscita di questo titolo. Si incentra sulla ricerca di alcuni gioielli appartenenti alla dinastia dei Romanov, tra le varie altre cose. Lascia un po' da parte i soliti intrighi passionali tipici della Saito, si concentra più proprio sulla ricerca storica, sulle perizie e quant'altro. Nel numero 3 abbiamo una bella scena sensuale, come piace a questa autrice, scena che a me però personalmente non è molto piaciuta, l'ho trovata piuttosto inutile anche ai fini della storia, devo dire. E devo dire, una pecca di questo manga è anche forse la mancanza di linee cinetiche, non lo so, certe pose mi sembrano veramente rigide tante volte. Non mi ritrovo il punto adesso, ma ho anche visto qui la scazzottata meno dinamica, penso, della storia dei manga, non lo so. Sembrano tante figurine, ah, ah, così, non lo so. Va bene, comunque, devo dire, da una parte mi intriga molto la storia dei Romanov, eccetera, dall'altra certe volte la realizzazione, secondo me, forse lascia un po' a desiderare anche nel tratteggiare alcuni personaggi. Non so, c'è qualcosa che non mi convince appieno, però sarà solo in 5 numeri, quindi aspetto comunque di finirla, perché a me la Saito piace comunque, per dare un giudizio definitivo, ecco. Abbiamo poi il numero 8 di Arcobaleno di spezie di Mitsuru Adachi a 5,90 € dalla Flashbook, un manga molto particolare per questo autore, molto divertente, ambientato in questo Giappone feudale, che in realtà non è veramente Giappone feudale. E sempre molto umoristico, basato sul nonsense, sul divertimento e sui combattimenti tra spadaccini. Veramente un titolo interessante e per chi, come dico sempre, chi non piace Adachi perché dice troppo sport, troppo pesante o altro, potrebbe provare questo titolo e trovarlo interessante. A me diverte moltissimo, sinceramente. Abbiamo poi il numero 2 e 3 di Black Butler di Yana Toboso, se non sbaglio, sì, per la Planet Manga a 4,30 € l'uno. Manga che, come se non sbaglio avevo detto, il primo numero non mi aveva proprio pienamente convinto, però mi aveva incuriosito e quindi ho preso anche il secondo. E la trama mi è piaciuta perché finalmente c'è una trama dal secondo numero. Si dipana una storia molto interessante che tratta con Ciel e Sebastian, che hanno a che fare con una serie di omicidi. E quindi ci sarà tutta una serie di vicende per cercare di capire chi è l'assassino, fino a uno scontro tra un demone e uno Shinigami, quindi veramente una cosa molto interessante, di tutto in salsa vittoriana. Io non mi aspettavo veramente niente da questo titolo, sarò sincera, invece mi ha curiosamente preso, un manga gotico, sicuramente piacerà molto agli appassionati di questo genere di storie. Io era un po' che non leggevo qualcosa del genere, devo dire che mi sta prendendo e mi piacciono moltissimo anche i disegni. Quindi insomma mi ha stregato anche per quelli e il fatto che comunque ci sia una trama rispetto a quel primo numero che era, sembrava un manga comico, invece diventa anche più drammatico e più d'azione. Quindi sinceramente sembra una scelta interessante, cambia molto rispetto al primo numero,
Quindi se magari l'avevate tagliato, non vi aveva convinto, magari provate anche il secondo, potrebbe essere una sorpresa o potrebbe non piacervi del tutto. A me piace e quindi lo continuo. Poi, dopo un sacco di tempo, è uscito il numero 4 di Black Rose Alice per la Ronin Manga a 5,90 € di Setona Mizushiro. Questo manga sui vampiri in una salsa molto particolare rispetto a quello a cui siamo abituati, molto inquietante anche. Su questi vampiri, la cui preoccupazione principale è quella di tramandare la propria progenie. Ma per fare ciò bisogna dare la propria vita. È un manga estremamente interessante, mi piace tantissimo per l'atmosfera e per i personaggi. E in questo numero abbiamo anche un ampio sguardo al passato dei protagonisti tramite il ritrovamento di un diario di una ragazza. E questo manga è sempre più interessante e misterioso, peccato che vada molto a rilento e speriamo che la Ronin possa proporci numeri futuri con più celerità rispetto a questo. Comunque io lo consiglio molto se cercate una storia intrigante e misteriosa. Certo, se non sopportate i vampiri, forse è meglio che ne stiate alla larga. Abbiamo poi, per dovere di cronaca, cito il numero 46 di Bleach, se lo compra mio marito. Io, come dico sempre, di Bleach sono avanti perché leggo le scans man mano e quindi dico solo che è uscito sempre sta saga di Aizen, insomma, lunghissima e infinita. E va bene, quindi per chi è interessato, insomma, però penso lo sappiate meglio di me. Poi, anche questo dopo un sacco di tempo, è uscito Bokura Gaita 14 di Yugi Obata per la Flashbook a 5,90 €. Uno shoujo veramente particolare che è partito come un semplice manga scolastico con una marcia in più, però una profondità, una riflessività non indifferente che poi si è evoluto con i protagonisti cresciuti e una malinconia di fondo veramente grande. E in questo numero poi assistiamo ad alcuni dialoghi importanti tra i vari personaggi principali, un gran bel numero, cioè a me è piaciuto tanto come numero, sinceramente. E è un manga che mi piace tantissimo e quindi spero che l'autrice abbia risolto definitivamente i suoi problemi di salute e quindi lo possa portare a conclusione in breve tempo, perché mi pare fosse questa comunque la sua intenzione. Comunque questo è uno shoujo assolutamente consigliatissimo se volete una storia di un certo spessore. Poi è uscito il secondo numero di Buonanotte Pun Pun di Inio Sano a 7,50 € da Planet Manga. In questa edizione è veramente buona, come ho già detto pure l'altra volta, insomma, con la copertina rigida qui con i risvolti, una buona carta, insomma, veramente un buon lavoro, con un prezzo piuttosto un po' alto perché Asano comunque un autore di nicchia, questo titolo è estremamente particolare. Abbiamo quest'opera sperimentale in cui Pun Pun è rappresentato come un uccello stilizzato, Pun Pun e la sua famiglia, e gli adulti spesso sono rappresentati come persone molto grottesche, dalle espressioni sempre fisse, magari dai comportamenti assurdi. È un'opera quindi altamente simbolica, nonostante poi in realtà la narrazione parli della quotidianità, di alcuni episodi della vita di questo bambino, Pum Pum. E quindi è uno strano incrocio molto, molto particolare, che sinceramente trovo intrigante, anche se ogni tanto di difficile comprensione, devo essere sincera. Quindi questo sicuramente è un titolo molto sperimentale, adatto magari sicuramente a lettori più adulti, ecco. Però è veramente una proposta interessantissima della Planet. Abbiamo poi miracolosamente ben due numeri di Ciel, il manhwa, pubblicato dalla J-Pop a 6,20 €. Miracolosamente perché non è uscito per mesi, 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 interminabili, e poi ne stanno uscendo uno al mese adesso. Incredibile, sono quasi commossa. Questo fantasy veramente particolare, che è narrato con leggerezza, con un tratto molto pulito, delicato, ma che narra una storia che sta diventando anche avventurosa, misteriosa, in cui ci sono tante cose che si intrecciano tra loro e l'autrice dice che tra poco cominceremo a capire un po' dove vanno a parare tutte queste cose messe insieme. Un titolo che mi piace molto, anche se purtroppo la pubblicazione è dilatata ne ha proprio compromesso un po' la comprensione globale, nel senso che è un po' difficile stare dietro a tutti i personaggi e nomi, anche perché l'autrice ha questo difetto che non riesce proprio a fare delle fisionomie facilmente riconoscibili in maniera univoca, ecco. Però è un buon titolo, sinceramente se siete amanti del fantasy, maghi, streghe, cioè incantesimi, io ve lo consiglio. Poi, dopo l'ennesima interruzione, adesso vi voglio parlare di Al volo di City Hunter 8 e 9, la nuova edizione della Planet Manga, 7,90 € a volume, con questi volumozzi di grosso formato, insomma, stampati comunque su una carta che
discutibile, ma niente male. Ci sono un sacco di pagine in bigromia. E comunque storie sempre molto interessanti, avvincenti, con di un umorismo veramente spassoso, molto a sfondo sessuale come umorismo, insomma, si gioca molto sulle battute sulle erezioni, se sprecano proprio. Però è veramente divertente e non è volgare, cioè quella battuta che comunque distrae a strappare un sorriso. E quindi è veramente un manga divertente, ma anche d'azione e anche intenso al momento giusto. Sicuramente, cioè, lo conoscevo già perché avevo alcuni numeri della vecchia edizione Star Comics. Sono sempre più contenta di aver deciso di comprare anche questa edizione. Abbiamo poi, anche questo uscito dopo tanto tempo, Clover di Toriko Chiya, il numero 22 per questa serie che sta per concludersi col 24, se non sbaglio, per Star Comics a 4,20€, sì. Una storia, era un José estremamente interessante, che parlava del mondo delle office lady, delle varie relazioni interpersonali, che però secondo me nel tempo, soprattutto complice il passaggio di rivista che ho subito questa serie, si è andato veramente allungando, diventando anche un po' patetico sotto alcuni punti di vista, oserei dire. E quindi insomma sto comprando questi ultimi numeri un po' per inerzia, perché comunque la serie è molto bella nella sua prima parte. Quindi poi vorrò cercare di rileggermela tutta in un seguito per capire bene un po' certe dinamiche, e quindi veramente certe dinamiche veramente da soap opera che si sono venute a creare. Però nella sua prima parte era decisamente un buon titolo, però alla luce degli ultimi numeri non so se consigliarlo o meno, ecco. Poi abbiamo il quarto numero per Electroshock e Daisy di Kyosuke Motomi a 5,90€ da Flashbook. Questa commedia però con uno sfondo thriller, diciamo, tra virgolette, molto interessante. Questo numero sempre ben dosato, tra l'elemento appunto sentimentale e quello più misterioso e intrigante, sempre molto divertente, con delle gag veramente senza scompisciarsi, e comunque mantenendo una trama che tiene viva l'attenzione anche su altri fronti. Quindi sicuramente è uno shoujo atipico e mi sento di consigliarlo perché è veramente veramente particolare, anche magari per chi non ama particolarmente il genere, proprio per queste sue tinte gialle che gli danno un tocco particolare. Abbiamo poi il penultimo numero per Eroica, la gloria di Napoleone di Ryoko Ikeda, 5,90€ dalla Magic Press. Che numero pesante, ma davvero pesante! Come almeno per me da un po' di tempo a questa parte, da quando si concentra molto sulle battaglie di Napoleone, eccetera, per me è proprio difficile da leggere, difficile da digerire, e la mancanza di certi personaggi si sente proprio tanto, secondo me ha tolto parecchio, perché ovviamente sì, compaiono alcuni personaggi delle Rose di Versailles, però ovviamente è tutto incentrato su Napoleone questo manga, e quindi adesso siamo nella fase che descrive il suo declino comunque, a partire dalla campagna di Russia. È storicamente fedele, proprio tanto, una ricostruzione attenta, però è pesante almeno secondo me. Quindi io sinceramente, a meno che non siate proprio fan sfegatati dell'Ikeda, non mi sento di consigliarlo. Io penso che finita la serie cercherò di rivenderla probabilmente, perché non mi ha dato moltissimo. Cioè riconosco che sia un buon manga, però molto 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 storico, insomma. A certe volte è proprio pesante, quindi l'avrò detto 50.000 volte pesante in questo frangente, però veramente non mi sento proprio di consigliarlo perché... per le ragioni di cui sopra. Poi, per dovere di cronaca, perché io non lo leggo, lo legge mio marito, è uscito Evangelion Collection 12. Questo è proprio un evento, visto la lentezza con cui esce Evangelion, lentezza veramente millenaria, e quindi niente, solo per dire che è uscito. Ultime battute poi per Shield 21, il numero 35 a 36, pubblicati da Planet Manga a 3,90€. E saga che ormai sta per arrivare a conclusione, visto che manca un solo numero. E quest'ultima saga, che vede appunto un team all star giapponese che deve comunque scontrarsi con vari team mondiali, è una saga secondo me che comunque è riuscita ed è anche divertente, mentre magari nella saga precedente ci sono state alcune partite forse tirate un po' per le lunghe, anche alcune esagerazioni tecniche, chiamiamole così. In questi numeri anche la verba comica, insomma, poi si è posto l'accento su alcuni personaggi, insomma è veramente... ha ripreso molto, e mi dispiace che poi col 37 debba finire e che abbia avuto poco successo su Shonen Jump, probabilmente dovuto magari alla lunghezza della saga precedente che forse ha stancato il pubblico, perché con questa si erano ripresi, complice anche il fatto che comunque si è molto più concentrata. Però sicuramente un manga divertentissimo,
adatto a chi come me di football americano non capisce una mazza, quindi non serve essere appassionati di quello sport per apprezzarlo, è un manga leggero, però è divertente e anche intenso al punto giusto, però certo siamo nel fantasport, come ho già detto altre volte, quindi non vi aspettate il realismo di uno slam dunk, per esempio, ma più qualcosa di veramente esagerato in alcuni punti, soprattutto verso la fine, però veramente divertente, io questo lo consiglierò sempre tanto, è uno shonen veramente veramente interessante. Poi il secondo numero, finalmente, per lo spassosissimo Genius Family Company di Tomoko Ninomiya, non mi ricordo il prezzo, a 7,90€ per la Magic Press, però in questi volumozzi molto grossi, un'edizione veramente curatissima come sempre. Manga che veramente trovo geniale, cioè sulla convivenza veramente di un gruppo di persone abbastanza allucinanti, sostanzialmente, tra situazioni assurde, gag esilaranti e anche prese di coscienza. Ha alcuni elementi in comune, come tipo di comicità, con Odame Cantabile, l'opera più recente dell'autrice, però vive di luce propria come opera ed è veramente divertentissima, appassionante, esilarante, è veramente esilarante e spassosa, non so come altro definirlo, è stupendo. E spero vivamente che qualcuno si decida a provarlo, perché descrivere la trama sarebbe veramente difficile se non si ha presente la follia dei personaggi che circolano in questo manga, e quindi il mio consiglio è leggetelo, perché secondo me ne vale la pena, passando magari sopra i disegni che possono non piacere a tutti, a me piacciono molto, però possono non incontrare il gusto di tutti, ma passando sopra questo secondo me ne vale assolutamente la pena. Poi, secondo numero di 3 per l'interessantissimo Genkaku Picasso di Usamaru Furuya, al prezzo di 5,90€ per Star Comics, un'edizione libreria che però è anche un volume bello cicciottoso, quindi comunque un buon rapporto qualità-prezzo. Storia molto particolare di questo ragazzo, soprannominato Picasso per la sua abilità nel disegno, che ottiene, in seguito a varie circostanze, la capacità di rappresentare sul suo blocco appunti l'animo delle persone, che ha anche la capacità di entrare in questo disegno fisicamente e quindi nell'animo della persona che ha rappresentato, per aiutarla magari a risolvere alcuni traumi, situazioni difficili. È una descrizione un po' complicata, però come ho detto l'altra volta io non sono brava a spiegarmi, però in realtà è più semplice di come sembra. Picasso però non è per niente contento di avere questa abilità, e quindi questo darebbe anche delle gaghe esilaranti, perché quando lui entra nell'animo delle persone il suo corpo fisico in realtà sviene, quindi la gente pensa sempre che lui sia strano. Insomma, davvero situazioni molto particolari per un manga che però tocca anche tematiche profonde, andando a entrare nell'animo delle persone, che poi hanno delle rappresentazioni pittoriche praticamente veramente molto belle. Quindi un esperimento molto particolare per un manga che comunque è una lettura molto godibile senza essere pesante. Quindi io sinceramente, visto anche il buon prezzo, io ve lo consiglio, perché anche sono solo 3 numeri, quindi è veramente un buon acquisto. Poi abbiamo quinto numero per Happy di Naoki Urasawa, a 10,90€ da Planet Manga, in questa edizione formato extra large. Questa commedia, come mi ha segnalato qualcuno, non ho detto comico, ho detto commedia, sono due cose diverse, e sportiva, diciamo, con la protagonista Miyuki, che appunto deve ripagare il grosso, enorme debito contratto dal fratello e decide di farlo giocando a tennis, però viene ostacolata veramente in tutti i modi possibili e immaginabili con una rivale che è una infamona, come al solito, per non dire una parolaccia che ci starebbe proprio bene, di prima categoria, proprio una cattiveria allucinante, totalmente gratuita. E un manga comunque che appassiona, fa appassionare per le vicende della protagonista, cioè io mi sto sempre un po' in ansia per la protagonista, però mi piace, perché è bello che un manga riesca a coinvolgere tanto, pur non essendo un manga drammatico, da piangere, ok, però è veramente ben fatto, secondo me è appassionante. Quindi io, se potete permettervi la spesa, perché comunque saranno più di 10 numeri, non mi ricordo mai esattamente quanti, comunque io ve lo consiglio.